Trento, in questa piazza, con la nostra Presidente Nazionale, l'onorevole Giorgia Meloni. Ed ora la parola alla Presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Delle nostre produzioni vere, ma che vengono venduti come se fossero italiani. Noi non riusciamo a difenderli ed è un problema e un peccato, perché vedete, l'Italia non ha paura di stare sui mercati internazionali più o meno dai tempi delle repubbliche marinare. I nostri prodotti sono talmente sempre stati, diciamo, qualitativamente superiori alla media, che noi non abbiamo paura della globalizzazione. Però questo funziona se il nostro prodotto non si può contraffare, se il nostro prodotto è riconoscibile, e invece i nostri prodotti sono sotto attacco. Guardate l'Unione Europea, quella Unione Europea che qualcuno ci vende come amica. L'Unione Europea fa di tutto per devastare la qualità del nostro prodotto. Se ne inventano una settimana, e non parlo solamente appunto degli accordi, l'olio tunisino, le arance marocchine. Poi è arrivata l'Unione Europea e ha detto: guardate che dovete fare anche voi il formaggio con il latte in polvere. Perché sapete che in Italia qui noi abbiamo questa buona creanza di fare i formaggi con il latte vaccino. Buona creanza che non c'è in molte altre nazioni, e questo fa sì che il nostro prodotto sia qualitativamente, insomma, molto superiore a quello di tanti altri. E quindi arriva l'Europa e dice guardate che voi questa cosa di fare il formaggio con il latte vaccino non la potete fare, la dovete fare anche voi con il latte in polvere. Ed è strano, perché verrebbe da dire: scusami Europa, va bene, grazie, ma faccio il formaggio come credo di farlo. Perché ti dovrebbe interessare? Gli interessa, perché se abbassano la qualità del prodotto italiano, gli altri prodotti diventano più competitivi. E anche perché la Germania è il principale produttore di latte in polvere in Europa, ma questo facciamo finta di non sapere. Allora io dico invece: difendere il marchio italiano, difendere la riconoscibilità dei nostri prodotti, bisogna denunciare tutti gli accordi di libero scambio che non prevedono espressamente la tutela del marchio italiano. Perché noi su questo siamo imbattibili. Se ci tolgono questo, noi non potremo competere sulla quantità, questo lo sappiamo. Non potremo competere con la Cina o con l'India sulla politica industriale. Noi possiamo competere solo sulla, diciamo, sulla specificità, sulla quale invece siamo imbattibili. Allora la difesa anche di questo, rispetto anche a un'Europa molto matrigna, diciamolo, anche in questi giorni abbiamo visto e sentito di tutto da questi commissari europei, che poi pontificano, ne beccano una da anni, è praticamente più attendibile il mago Telma, però loro ogni giorno ci vengono a spiegare che cosa avremmo dovuto e potuto fare dall'alto di un'Europa che si occupa di cose serissime, perché mentre lì, insomma, ci sono questioni epocali da affrontare, ti ritrovi con l'Europa, con Juncker che sta lì a fare il referendum sull'abolizione dell'ora legale, probabilmente perché spera di poter cominciare a bere un'ora prima la sera, ma insomma a noi piacerebbe un'Europa, diciamo, che si occupasse di cose un po'. La manovra la deve giudicare il popolo italiano, il popolo italiano fa bene a giudicarlo, non mi spaventerei più di tanto di quello che dicono i burocrati europei, vi dico di più, non mi spaventerei neanche dello spread più di tanto, perché l'ultima volta che hanno mandato lo spread a 600 punti e ci hanno rimosso un governo scelto dai cittadini, l'hanno sostituito con una serie infinita di governi fantoccio che ci avremmo potuto fare il teatro dei pupi di Palermo, e abbiamo visto i risultati sul piano dell'economia. Però con la stessa lealtà dico che il problema non è se spendi o non spendi i soldi in deficit, il problema è che cosa ci fai con i soldi che spendi in deficit. E allora un paio di cose le dico anche al governo, perché vedete, io sinceramente da patriota e da italiana sono rimasta un po' colpita quando ho visto il Movimento 5 Stelle che brindava a suon di champagne, prosecco, quello che era, perché siamo riusciti ad arrivare al 2,4% di deficit. Dice Di Maio: ci hanno detto che i soldi non c'erano e invece li abbiamo trovati. No, i soldi in deficit vuol dire che non c'erano e che tu hai firmato una serie di cambiali per trovare questi soldi, che è una cosa che si può fare, ma non si brinda, perché quando indebiti i tuoi figli, comunque, diciamo, è buona creanza non brindare, e è buona creanza spendere quei soldi in modo tale che possano produrre una ricchezza che torni anche ai figli che stai indebitando. E non è quello che accade se la gran parte di quei soldi li spendi per il reddito di cittadinanza. State con noi, state con loro, state vicini a Giorgia Meloni, grazie. E il Bruno, dov'è? Vieni su, la bandiera storica di Rovereto, Bruno Tomazzoni, vieni qua. Il voto a Bruno vale doppio, perché è un uomo dal cuore grande, non solo è il nostro Crosetto, ma è un uomo che ha la destra nel cuore. Siamo vicini a voi e voi a noi. Grazie e buona serata.
Thank you.